concerto di Natale per Casa Marta alla Badia delle Sante Flore Lucilla in Piazza della Badia ad Arezzo si è esibito il Viscanthus Ensemble. Abbiamo voluto supportare il progetto Marta e pensando ai bambini che sono il futuro del mondo e mandare un messaggio di pace e di speranza attraverso la musica delle nostre compositrici donne di Monteverdi, questi testi sacri in latino con l'aiuto prezioso di Lav che ha tradotto i testi e quindi voluto mandare un messaggio di grande pace, grande speranza. Il concerto con il patrocinio della Fondazione Guido d'Arezzo è stato sostenuto da Unicop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie per realizzare a Firenze la prima struttura residenziale in Toscana per le cure palliative e pediatriche. È un progetto ambizioso, riguarda purtroppo bambini affetti da malattie complesse o addirittura terminali e vogliono realizzare una struttura accanto al Meyer, un hospice che però non è il solito hospice, ma è un hospice che si propone di dare ai bambini e alle famiglie una sorta di casa. È un fabbricato donato dalla Caritas, anche la Caritas sostiene questo problema, questo consente di avere l'assistenza sanitaria e non solo, perché c'è anche quella psicologica, destinata a questi bambini e alle loro famiglie.